Buongiorno amici, bentrovati. Oggi riprendiamo le nostre quotidiane short news per tornare a raccontarvi giorno per giorno il mondo Horeca, il vostro mondo. Queste sono le news che abbiamo selezionato oggi per voi. Parliamo di ripartenza finalmente anche per le fiere di settore e diamo i numeri di agosto del mercato Horeca, settore beverage, a dir poco eccezionali. Parliamo di un settembre turistico che si annuncia più che buono e del fatto che i prezzi al consumo nell'Horeca sono in aumento. Ultima news di oggi, la snack tax. Ci mancava solo lei. Ventesima edizione del Cibus si è tenuta a Parma dal 31 agosto al 3 settembre, possiamo dire la prima grande manifestazione fieristica in presenza dopo tanto tempo. Buona la partecipazione degli standisti, discreta l'affluenza dei visitatori, lontana ovviamente dai numeri pre-Covid, ma all'inizio fa ben sperare, bisogna ricominciare, tornare alla normalità e il primo passo compiuto da Cibus va nella direzione giusta. Così come nella direzione giusta sono andati i consumi del mercato Horeca nel mese di agosto appena trascorso. I primi dati parlano di un autentico exploit a testimoniare la grande fame di fuori casa degli italiani e del fatto che il Green Pass, nonostante le polemiche, ha in qualche modo funzionato. E grazie all'estate più calda degli ultimi due secoli si è registrato il picco di consumi beverage. I dati raccolti dall'osservatorio Formide del settore beverage Horeca segnano per il mese di agosto un più 16% su agosto 2020 e addirittura un più 8% su agosto 2019, percentuali in crescita di cui si era persa memoria. Ma non finisce qui, osservatori e analisti scommettono per il settore turistico in un settembre sorprendente, non sono pochi gli italiani che partiranno nei prossimi giorni, sono liberi professionisti, pensionati o chi può ancora restare smart working lavorando prolungando le ferie. Aumentano i consumi fuori casa quindi, aumentano anche i prezzi al consumo e la polemica monta, gestori e ristoratori si difendono parlando di personale e collaboratori più costosi, forse complice il famoso reddito di cittadinanza, ma ci sono anche gli aumenti delle materie prime, un punto questo che trova riscontro su un'analisi della Coldiretti che complice anche un'inflazione ad agosto su base annua del 2,1%, si è registrato un innalzamento delle quotazioni sui prodotti alimentari. E tu che ne pensi? Scrivi il tuo parere nella sezione commenti di questo video. Chiudiamo parlando di tasse, giusto per non farci mancare nulla. Dopo la sugar tax sulle bibite e la plastic tax, al momento in stand-by, avanza il timore della snack tax. La notizia viene dal Regno Unito, una tassa con un doppio obiettivo. Da una parte spingere i produttori di merendine a rivedere le proprie ricette in funzione di una riduzione dei quantitativi di zucchero e sale, e dall'altra aiutare le persone a migliorare la propria alimentazione. Non amiamo particolarmente le merendine, ma qualsiasi tassa su qualsiasi cibo non ci piace. Grazie per aver visto il video fin qui. Se ti è piaciuto metti un like e per supportare il nostro progetto editoriale basterà iscriverti al canale, attivare la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video. Ti ringrazio ancora e a domani per le prossime short news. Icon, la nuova forma dell'acqua. Centrifugati yoga, con curcuma o con zenzero?